Ciao gente, un nuovo video. Adesso sentirete di sottofondo il rumore di un uccello che io non ho mai sentito nella mia vita, che animale sia. Comunque non fateci caso perché sapete che ormai qua tutti i rumori assurdi sono nella casa di mio padre. Detto questo, questo sarà un video... eccolo. Vabbè, che bestia è, se lo riconoscete ditemelo, curiosità. Detto questo, sperando che l'uccellino ci faccia lavorare, oggi voglio fare un video rapido, diciamo preparatorio, per farvi vedere tutte le tinte che io testerò nei prossimi mesi, per voi, e quindi ve le voglio mostrare prima, in anteprima appunto. E qua sulla copertina di Burino vi faccio vedere appunto tutte le tinte che mi hanno spedito o comunque che voglio recensire. Iniziamo con le tinte naturali. Come tinta naturale voglio recensire questa, che è della Logona Color Cream, praticamente la versione simile alla Sante, che io avevo già fatto due volte, di due colori. Questa volta ho voluto provare la Logona in questo bellissimo colore che si chiama in inglese Indian Summer, ma in italiano è denominato colori d'autunno. Come potete vedere, dovrebbe venire così, speriamo, perché sarebbe una figata se venisse così. E niente, quindi questo sarà. Grazie, tenero uccellino, sei molto molto tenero. Detto questo, niente, sarà la prima tinta che io appunto voglio recensire. Poi, sempre nel naturale, voglio recensire due tinte della Sante, questa qua appunto, che vi ho fatto già il video, vi ho fatto l'articolo, ormai tutte le persone sanno che io faccio queste tinte qui. Ho preso due colori proprio per farvi vedere la diversa tipologia di coprenza. Quindi ho preso il rosso naturale, che è questo qui, che deve venire proprio un bel rosso, bello, carico. E poi ho preso questo che è, se mi ricordo bene, praticamente il castano, sì, castano castagna, il castagna, insomma. E niente, quindi vediamo se poi verrà anche questo, ovviamente così. Io le sante già le conosco perché sono anni che le faccio, mettiamola da questa parte, così è uguale. Poi la terza tinta, diciamo enne, che voglio provare è questo qui delle erbe di Janas. Questo è un rosso caldo, semplice, diciamo semplice enne tra virgolette, perché è un enne, non è una miscela, mentre queste qua sono miscele. È ovviamente strafamoso, sempre con ottime recensioni. Io ho provato il freddo, se non mi ricordo male, e quindi voglio provare questo qua, il rosso caldo, e sarà quindi un'altra tinta da recensire. Dopodiché vi faccio vedere due tinte che non sono Eco Bio. La prima è questa ed è di Color Herb, della Nature Herb, parecchio famosa in erboristeria, nei negozi bio, molto probabilmente l'avete già sentita nominare. Questa tinta la facevo io una volta, è una delle poche tinte chimiche che mi è piaciuta. Ho preso il castano chiaro che corrisponde a un 5, che poi sarebbe il mio colore vero, il 5, tra 5 non arriva al 6, diciamo che se io sono un 5 naturalmente. Questa qui non è assolutamente una tinta del tutto naturale come queste, però la voglio provare e molto probabilmente la farò verso l'autunno, anche perché se mi stuferò poi del rosso, volevo coprire tutto, tornare castana, e molto probabilmente userò questa tinta qui. Non fateci caso se i miei vicini di casa, ovviamente, non hanno nessun rispetto per il mio lavoro, quindi veramente nessun commento a questo riguardo. L'ultima tinta che vi volevo di cui vi volevo parlare è questa qui, che è di Bottega Verde, Color Brio. Il colore che ho scelto è Irisè Castano Chiaro Intenso 5.22. Dovrebbe essere un castano violaceo. Ecco, questa invece è una tinta proprio chimica. Diciamo che, oddio, anche questa è chimica. Però questa è, come si dice, un po' una tinta che sembra quelle
da supermercato, insomma, anche se già un po' di schifezze non le ha. Questa la voglio testare, però non vi garantisco se la metterò davvero su tutta la testa oppure farò solo delle ciocche, come anche comunque questa. Diciamo che le tinte chimiche, non so se avrò il coraggio, la metto qui perché non ci sta nell'inquadratura, non so se avrò il coraggio di farle veramente su tutti i capelli oppure soltanto sulle ciocche. Comunque sia, vediamo il risultato che viene e se rovinerà davvero il capello oppure no. Io mi auguro proprio di no. E niente, queste sono tutte le tinte che voglio fare, appunto, le recensioni, ve le volevo far vedere prima. Scrivetemi se avete altri dubbi o se volete altre tinte per capelli da recensire o magari altre marche DNA o di miscele pronte oppure altre marche di tinte, diciamo, pseudo erboristiche, però non sono veramente naturali. E fatemelo sapere appunto nei commenti. Vi saluto perché non so quanto durerà qua il silenzio, è sempre un'incognita. Ci vediamo al prossimo video. Ciao gente.